Senti che mi ha mandato questo pacco, mi hanno chiesto di fare un unboxing, quindi non vedo l'ora di scartare tutto quanto, vedere cosa mi hanno inviato con voi, perché ultimamente sono usciti un sacco di libri interessanti per adulti e un sacco devono ancora uscire, quindi sì, non vedo l'ora di aprirlo e adesso l'apriamo insieme. C'era anche un post-it carinissimo e tanta tantissima carta protettiva e che bello! Allora, ci sono dentro tre libri che ho richiesto io. Allora, il primo è quello che mi interessa davvero di più e di cui penso vi arriverà una recensione veramente presto, non appena lo leggerò, ed è The Hate U Give di Angie Thomas. Questo è un libro di cui si è parlato tantissimo in America, ma anche si sta parlando tantissimo in Italia. È in produzione il film, è alla prima posizione nella lista dei bestseller del New York Times per tantissimo tempo e veramente parla di argomenti forti e importanti. Non vedo l'ora di leggerlo assolutamente. È un romanzo importante che parla di police brutality e la nostra protagonista Sar è una ragazza di colore che vive in un quartiere di colore ma che va a una scuola prestigiosa e che una sera assiste all'omicidio da parte della polizia del suo migliore amico Khalid. È un pochino quello che diventa il fenomeno mediatico di questa cosa. L'unica che sa la verità su quello che è successo è Sar e secondo me nel corso del romanzo andremo a scoprire un pochino le vicende insieme a tutti gli altri protagonisti. Non vedo l'ora di leggerlo, sicuramente sarà una delle mie prossime letture. Ringrazio tantissimo la Giunti sia per averlo tradotto perché era un qualcosa che desideravo tanto leggere e sia per avermelo mandato e niente. Fatemi sapere se l'avete letto perché so che tanti di voi l'hanno anche già letto. Questo libro in brossura viene 14 euro dalle bandelle laterali. Il secondo libro era un libro che mi intrigava tantissimo ma che adesso non sono sicura sia il primo di una serie o il secondo di una serie, ed è Tren Espresso per l'Universo di Philip Reeve, e è un libro veramente veramente unico e particolare, e inoltre i diritti di questo libro sono stati venduti perché vogliono farci un film e questa cosa mi ha intrigato particolarmente. Il libro viene sempre 14 euro in brossura della linea Waves con le bandelle laterali. Questo libro dovrebbe parlare di Zen e Nova, queste ragazze che attraverso un treno da un mondo all'altro e si ritrovano nell'impero della rete attraverso un portale che non dovrebbe esistere, che loro sono riuscite ad aprire. Nel frattempo un importante criminale viene scongelato dal stato di ibernazione in questo impero e inizierà una guerra nella quale le nostre due protagoniste si troveranno immerse. Non so veramente se è il primo o il secondo, devo informarmi, ma sembra veramente intrigante, quindi se è il secondo leggerò sicuramente il primo entro dicembre, così potrò leggere questo e ve li recensirò insieme. Ma comunque sembra davvero veramente carino e non lo so, mi dà tanto il vibe di essere una lettura perfetta per i mesi invernali. Ok, ho scoperto che questo è il secondo della serie Railhead, quindi dovrò assolutamente recuperare prima il primo volume, però comunque resta veramente interessante, è un libro fantascientifico e sicuramente leggerò il primo molto molto presto, devo soltanto recuperarlo. L'ultimo libro invece è un libro di un'autrice italiana, cioè Il bambino che disegnava parole di Francesca Magni. Questo libro viene invece 16 euro perché è di una linea diversa, non la Waves, e anche questo si presenta con le bandelle laterali. È un libro che mi interessa molto perché dopo aver letto Wonder mi è venuta voglia comunque di approfondire, di leggere libri che parlano di ragazzini, insomma, che hanno dei... che magari non vengono compresi da tutti. Parla di Teo, questo bambino che fino ai 12 anni si è comportato completamente normalmente, ma a 12 anni inizia ad avere dei problemi e si viene a scoprire che Teo è dislessico, e quindi un pochino tutto il viaggio di Teo e della sua famiglia alla scoperta di questo problema e cercare di superarlo. Non lo so, mi sembra un libro veramente interessante e ultimamente mi interessava leggere qualcosa del genere, per cui l'ho richiesto alla Giunti, che sarà così gentile da inviarmelo. Ovviamente una volta che l'avrò letto anche di questo troverete la recensione sul canale. E quindi sì ragazzi, questi sono i tre libri che mi ha inviato la Giunti, che ringrazio tantissimo e che non vedo assolutamente l'ora di leggere, più considerando il primo volume della serie di Philip Reeve, perché ovviamente dovrò leggere prima quello di leggere invece il secondo, che è Tren Espresso per l'Universo. E niente, ringrazio tantissimo ancora la Giunti e vi lascio qui giù nell'info box tutti i link cliccabili dove poter acquistare questi tre libri direttamente da Amazon. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatevi un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché mi aiuterebbe tantissimo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!